immaginiamo una regione che punta su questa, sulle green city, sulla green economy, punta sull'economia digitale, punta insomma sulle attività di ricerca, anche con grossi capitali che possono essere investiti diciamo, in questi settori, che possono formare anche le persone che poi rimangono qui, perché se queste persone oggi hanno l'opportunità di lavorare, quindi anche di fare attività di ricerca sul nostro territorio, non vanno via, quindi sono un capitale umano che è assolutamente necessario nelle nostre città, dove dobbiamo puntare anche sulla creatività, che è diciamo l'aspetto predominante rispetto all'innovazione, cioè dove c'è creatività c'è anche innovazione, si sviluppano le città e c'è un'economia diversa. Ecco perché noi chiederemo anche che molte risorse vengano assegnate ai comuni senza lungaggini burocratiche, perché adesso anche questo è un altro elemento importante, cioè siamo in un momento di semplificazioni procedurali, in un momento non tanto dove c'è un'urgenza di spendere le risorse, ma dove c'è un'emergenza, e quindi l'emergenza induce anche alla rapidità, alla velocizzazione della spesa. Quindi i comuni e anche i sindaci possono facilmente, perché sono anche i soggetti che poi vivendo accanto ai cittadini capiscono che ci sono le esigenze immediate, spendere queste risorse e fare in modo che appunto i tempi siano quelli compatibili. Sui tempi è la nostra sfida. Perché poi voglio dire, sull'economia digitale, sull'economia green, sull'economia diciamo, legata a questi fattori di sviluppo, tutti quanti investiranno. E quindi diciamo che la sfida principale è quella dei tempi. Con questo primo appuntamento la Regione apre un tavolo di concertazione con i sindaci. Chiaramente è una Regione diciamo così, che è entrata in gioco un po' in ritardo, in pieno Covid, quindi lei ritiene che questo tipo di concertazione, ci saranno anche altre occasioni al di là di questi due giorni per poter ragionare con l'amministrazione regionale, e che tipo di aspettative ha? Ma noi abbiamo grandi aspettative, noi già stiamo ragionando con tavoli separati diciamo, su attività che spaziano da quelle diciamo, che riguardano i lavori pubblici al welfare con la Regione che si è da poco insediata e ha avuto subito questa problematica dell'emergenza sanitaria, che però quindi è molto disponibile, aperta a questa interlocuzione con gli amministratori locali, nel fatto personale, diciamo, nel fatto che riguarda il Comune di Cosenza. Appunto c'è una interlocuzione molto stretta, credo che sia così anche con tutti gli altri comuni, quindi noi ci aspettiamo molto, siamo fiduciosi, questa prima fase è stata per noi molto positiva, abbiamo avviato dei tavoli concertativi che sono molto importanti e strategici per il futuro della nostra città e speriamo appunto che poi alla fine si concretizzino insomma, le attività che abbiamo posto in essere.